Zambrotta, anche se mi ripeterò, ma io avrei messo Zambrotta a destra dalla parte dove attacca e tu a sinistra Antonini. Allora qua il Milan, insomma, adesso c'è ordine che sta, ha operato il sorpasso con Zambrotta. Se, chiedo scusa, ma io lo dico ufficiale, lo dico anche agli amministratori di Telelombardia, alle maestranze di Telelombardia, agli eventuali ospiti di Telelombardia, ai colleghi di Telelombardia. Aia, quando parte così è il finale è drammatico. Allora, se continua con questa, con questo tentativo di sponsorizzare Antonini, giuro, faccio invio ufficialmente la pratica all'ordine dei giornalisti. Posso dirti che non è l'unico? Ogni visione giornalistica viene strana. Andiamo avanti, cerchiamo di chiudere con 11 contro 11. No, Nicola, noi andiamo avanti. Io dico che per giocare contro l'Inter avrei preferito giocare con due terzini di ruolo, Zambrotta da una parte, Antonini dall'altra. Non è che tento di sponsorizzare. L'anno scorso Abate prova a chiedere a Milito com'è andato. Abate di ruolo. Detto questo, Abate adesso è di Antonini ruolo. Antonini è di ruolo e ha fatto ottime partite. Abate di ruolo, allora, si possono ruotare. Posso preferire Zambrotta su Eto'o? È così strano? È così, no, è così bizzarro? Libero, tu chi metteresti, Nicola? Abate o Zambrotta su Eto'o? Dimmi, Nicola. E ti ho detto che quando c'è un attaccante di un certo tipo, preferisco uno che sa difendere meglio. Ma non gioca di... non so se hai capito come gioca nella l'Inter. Zona. Non so se ti è chiaro. L'Inter gioca con due attaccanti, non gioca con Eto'o esterno. Gioca con due attaccanti più snelli. Hai mai visto giocare Eto'o quest'anno? Da che parte? Ma voglio dire, ma forse ti sfugge questo piccolo particolare. In che zona va a girare? Quindi dove va Eto'o? Allora tu mi devi fare una cortesia, tu e Antonini fatevi un bel viaggio, una bella crociera insieme e così ti passa la malinconia. Chiudiamo.